Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo che cos'è FPort e come configurarlo. Tutti gli utenti FRSky conoscono i due principali protocolli della Taranis, SBUS e SmartPort. L'SBUS si occupa di trasmettere al flight controller gli input degli stick e delle switch, SmartPort invece si occupa della telemetria. FPort è un nuovo protocollo digitale sviluppato da FRSky in collaborazione con Betaflight, grazie al quale abbiamo riunito il segnale SBUS e la telemetria SmartPort in un unico cavo segnale. I vantaggi di questo nuovo protocollo sono una fase di costruzione semplificata, in quanto dobbiamo occuparci di un solo cavo e il conseguente risparmio di una porta UART. I requisiti per poter utilizzare FPort sono un flight controller F3 o superiore, Betaflight in versione 3.3 o superiore ed una ricevente FRSky compatibile. Al momento sono supportate la X4R, la XSR, la XSRM e la RXSR. Tuttavia, le nuove riceventi con telemetria che verranno sviluppate da FRSky saranno compatibili con questo nuovo protocollo. Per quanto riguarda il flight controller, quelli con processore F3 e F7 non presentano particolari problemi e potete collegare il cavo FPort in qualsiasi TX di una UART libera. Per i processori F4 è necessario che ci sia una porta UART col TX invertito. Il pad solitamente è contrassegnato col nome SPort o Tele e in generale è quel pad che il costruttore del flight controller dedica alla telemetria per le riceventi FRSky. Se il vostro flight controller F4 non dispone di una UART col TX invertito, si rende necessario fare un hack del ricevitore. Se avete una RXSR, potete saldare il filo che va al flight controller direttamente in questo pad. Nel caso usiate un flight controller senza TX invertito, si renderà necessario digitare una stringa via CLI, la vedremo più avanti. Per usare il protocollo FPort è necessario installare il firmware specifico nella ricevente. Andiamo nel sito ufficiale FRSky e digitiamo nella barra di ricerca il nome della ricevente che vogliamo aggiornare, nel mio caso una RXSR. Scegliamo il link della pagina download. Come vedete, nella pagina download abbiamo il link del firmware FPort. Scarichiamo e installiamo sempre l'ultima versione disponibile. Il firmware FPort si installa allo stesso modo del firmware tradizionale. Vi ricordo che anche per questo protocollo esiste la versione europea o internazionale. Installate quella adatta alla vostra Taranis. Per le procedure di aggiornamento vi lascio nella scheda in alto a destra e in descrizione la mia playlist dove trovate come aggiornare le riceventi FRSky più utilizzate. Una volta installato il firmware FPort siamo pronti per fare il collegamento con il flight controller. Gli unici fili che dovremo collegare saranno la terra, il positivo e il cavo SmartPort, che ora è diventato FPort. Il cavo SBUS non va più collegato e possiamo anche rimuoverlo. Sia nella RXSR che nella XSR il cavo FPort è quello giallo. Una volta collegata la ricevente al flight controller, avviamo Betaflight. Andiamo in port e selezioniamo Serial RX nella porta UART dove abbiamo collegato il cavo FPort. Dopo andiamo in configurazione. In receiver scegliamo Serial Based Receiver. Come protocollo scegliamo FRSky FPort. In other feature attiviamo telemetry. Andiamo sul tab receiver e vediamo se gli stick rispondono ai comandi. Perfetto, è tutto a posto. Se la vostra Taranis non risponde ai comandi, andiamo nel tab CLI e digitiamo la stringa set serial RX trattino basso alf duplex uguale on. Poi digitiamo save e premiamo invio. Se abbiamo fatto un hack del ricevitore o collegato alla RXSR tramite pad, dobbiamo digitare via CLI la seguente stringa. Set serial RX trattino basso inverted uguale on.
poi digitiamo Save e premiamo Invio. Se avete ancora problemi, provate a combinare le stringhe precedenti con On e Off, ricontrollare i collegamenti col Flight Controller e la configurazione di Betaflight. Per concludere, dobbiamo impostare nuovamente la telemetria sulla Taranis. Andiamo nella pagina Telemetry e diamo Discover New Sensor. Come vedete, la ricerca è andata a buon fine. Ora possiamo settare un allarme di batteria scarica. Per le procedure seguite il mio tutorial cliccando la scheda in alto o in descrizione. Questa era la mia guida su come configurare il protocollo F-Port. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.